al centro del nostro format, del nostro posizionamento, c'è la relazione. La relazione da un lato con il cliente, cioè proprio tra farmacista e cliente paziente, che avviene tutti i giorni appunto nelle nostre farmacie. Dall'altro del farmacista in cooperativa. E questa è una sfida importante, perché vogliamo fare tutti sistema, però sappiamo quanto a volte si è individualisti ed è difficoltoso credere in un format comune e riuscire a trasmetterlo. E credo che l'identità faccia davvero la differenza, identità, posizionamento, ma soprattutto condivisione di intenti, e questo ci permetterà veramente di lavorare in sinergia e di raggiungere grandi risultati. La customer journey è cambiata per diciamo tutto il mondo retail e anche in farmacia è diversa. Il rapporto di fiducia è quello che fa la differenza. E questa fiducia deve andare oltre quello che è il confine del negozio fisico, e quindi approfittare anche degli strumenti digitali. E questo perché mi collego a una recente ricerca della Bocconi, che ha messo in evidenza che la permanenza media nello store farmacia si è molto ridotta ed è diventata di soli 2 minuti. E quindi noi parliamo tanto di professionalità, di consiglio, e poi abbiamo solo 2 minuti. Allora bisogna pianificare, bisogna utilizzare gli strumenti per organizzare giornate non solo di screening, ma anche proprio di consiglio e di rapporto. E quindi prenoto appunto un momento con il mio farmacista, posso interagire con lui attraverso appunto strumenti come WhatsApp, piuttosto appunto con l'app della farmacia, e portare questo rapporto al di fuori di quei 2 minuti che abbiamo di acquisto in store. Il focus, il posizionamento importante della nostra insegna del sistema farmacia è quello del primo presidio territoriale che fa il farmacista sul territorio e sul territorio capillare, quindi qui non c'è distinzione, soprattutto nella nostra cooperativa, tra farmacia di città, farmacia di grandi e piccole dimensioni. Quindi quello che ci sta a cuore è proprio evidenziare la figura del farmacista come professionista sul territorio. In un anno abbiamo realizzato 35.000 prestazioni di telecardiologia, quindi parlo di elettrocardiogramma, holter cardiaco, holter pressorio, e di recente abbiamo lanciato anche il servizio di teledermatologia dopo una sperimentazione su alcune farmacie socie. E questo è qualcosa di vincente, perché la tradizione del farmacista che si sposa con strumenti innovativi e digitali. Quello che fa la differenza in tutta questa tecnologia di digitalizzazione è comunque il ritorno al negozio di prossimità, al consiglio, e lo vediamo in generale. Alla fine il cliente si fida, e questo lo dicono le diverse statistiche, di quello che consiglia il farmacista, e questo è un valore aggiunto importante. È davvero un piacere potersi confrontare a questo tavolo, e ringrazio Armando Garoshi, che riesce a farlo sempre nel migliore dei modi, a fare in modo che ci sia un brainstorming e vada a comunare dei retail che sono diversi tra loro, ma che parlano sempre al cliente. Il cliente di tutti è il cittadino, e questo ci permette veramente di analizzare le nuove abitudini di acquisto, ma anche di vita.